Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, cavia umana da 5250 giorni. In questi giorni stanno creando lobotomie medico-sanitarie obbligatorie attraverso le armi ad energie dirette, satellitari, all'interno del cervello, all'interno della pineale, all'interno dei condotti uditivi, all'interno dei nervi ottici con collegamenti spinali direttamente sui corpi delle povere cavie, delle povere vittime del controllo neurale nazionale. E non solo, stanno arrivando ai nostri gruppi di aiuto numerose email che parlano di persone manipolate, persone torturate, persone lobotomizzate che non riescono neanche più a parlare, che non riescono neanche più a spiegare ciò che gli sta accadendo. Entrano negli ospedali, nei pronto soccorsi, dicono: io ho questa patologia, ho questo disturbo, ho queste allucinazioni visive. Vengono presi, vengono messi subito da parte come pazzi, come dei schizofrenici, come dei malati di mente. E molte di queste persone non vengono addirittura neanche credute o vengono sbattuti in TSO, coatto obbligatorio. Ci siamo accorti che queste persone che vengono manipolate attraverso la radiofrequenza che lobotomizza una parte del cervello per far sì che noi ragioniamo solo con il cervello rettile o con il cervello sintetico attraverso un neuroclonatore neurale che fa sì di rigenerare le nostre frequenze cerebrali attraverso il radiocontrollo in intelligenza artificiale indotta attraverso il sistema di neural controllo cerebrale a distanza. In questi giorni mi stanno manipolando, mi stanno ipnotizzando, stanno mettendo le frequenze del sonnambulismo indotto, mi creano perdita della memoria temporanea e in continuazione tentano di costringermi a fare uso di alcol, di fare uso di sostanze stupefacenti, addirittura mi stanno clonando le frequenze dei tossicodipendenti all'interno delle case di cura, di recupero della tossicodipendenza. Effettuano la mappatura su tossicodipendenti di eroina che subiscono torture sia fisiche che psicologiche attraverso il sistema della dipendenza fisiologica e cercano di pilotarmi a forza a un fortissimo desiderio a fare uso di alcol e di sostanze stupefacenti. Voglio ricordare a milioni di persone in Italia, nel periodo di Natale e Capodanno, costringono oltre 20 milioni di manciuriani tossicodipendenti, santuari, a comprare sostanze stupefacenti per arricchire società paramilitari massoniche che operano con la copertura dello Stato paraterroristico e dello Stato para narcotrafficante, che opera sotto la copertura totale di tecnologie satellitari in geoscanner che coprono ogni malefatta, ogni reato di queste persone in divisa, di queste persone militari che operano solo per la salvaguardia attraverso il sovvenzionamento del terrorismo militare, del terrorismo mafioso militare, del terrorismo mafioso massonico che sovvenziona esperimenti su cavie umane, sovvenziona la compravendita di tecnologie militari e tanto altro. Abbiamo notato questa cosa, che dentro a tutti i locali pubblici
immettono radiofrequenze attraverso le amplificazioni dei wireless, attraverso le amplificazioni delle frequenze radio dei cellulari e attraverso le amplificazioni dei campi elettrici all'interno delle reti elettriche, e queste amplificazioni creano delle pressioni fortissime attraverso lo scanner GPS che immette radiofrequenze che penetrano i punti più deboli del nostro cervello, i condotti uditivi e gli occhi, attraverso frequenze ad onde convogliate sparate con sistemi a fotoni, sistemi a radiofrequenza indotta, attraverso particelle che vengono riamplificate a radiodisturbo lobotomizzante immesso nel cervello delle persone, sia attraverso l'anestesia artificiale creata dal satellite, sia attraverso l'anestesia che viene messa attraverso il campo elettromagnetico sparato in corrente alternata nel nostro cervello, e sia attraverso la lobotomia sparata attraverso le frequenze della narcolessia. Ci siamo accorti dai nostri studi che non fanno più dormire le persone durante la notte, e le persone vengono in realtà ipnotizzate, narcotizzate o radionarcotizzate, per creare una sorta di sonno artificiale simulato, e il nostro cervello non entra mai nella fase del sonno REM, ma viene sempre disturbato attraverso sogni incubi, frequenze di eccitazione attraverso i centri nervosi o su tutto il corpo. Loro vedono attraverso un elettroencefalografo satellitare le nostre frequenze fisiologiche e sanno perfettamente quando noi scendiamo in fase REM. È per questo che creano una lobotomia narcoletica che fa sì, attraverso le analisi cerebrali, analisi neurali, analisi con analizzatori di spettro in scansione fisiologica satellitare, vedono la tolleranza a queste radiofrequenze durante la notte, perché loro sanno che da una frequenza a un'altra la persona si sveglia durante la notte, quindi eliminano tutte le frequenze che ci creano radio risveglio diretto neurale, perché l'elettroencefalografo che pilota il nostro cervello lavora di impulsi elettrici, impulsi elettromagnetici, impulsi radiofrequenza indotta all'interno del nostro cervello e tanto altro. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Voglio ricordare di guardare i miei vari canali. Lascio l'email vittime del controllo neurale @gmail.com. Voglio ricordare il mio blog Vittime del controllo neurale satellitare, blogspot.it e tanto altro. Uniamoci in gruppo e facciamo denunce alle procure, e facciamo denunce tecniche e plausibili per far sì che vengano portate avanti e non vengano immediatamente scartate o vengano immediatamente occultate attraverso i corrotti deviati che operano all'interno di procure, corrotti deviati che operano all'interno di posti militari, corrotti deviati che impartiscono ordini per non far accettare denunce relative al controllo mentale, relative all'MK Ultra Italia, relative alle vittime di armi ad energia diretta satellitari, persone che vengono lobotomizzate attraverso le radiofrequenze indotte all'interno del cervello con le frequenze del dolore fortissimo che crea la totale lobotomia del cervello della persona, e la persona poi può essere pilotata facilmente a fare dei reati gravissimi. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia, vittima di controllo neurale dopo un anomalo fermo delle forze dell'ordine a Roma il 10 febbraio del 2001, diventato cavia umana consapevole da 5.250 giorni.